Diawara. Ci prova lui, pallone profondo, lungo per tutti, prova a colpire il bianco, poi c'è Mertens, da due passi, Zielinski, Zielinski, la mette dentro, Napoli 1, Feyenoord 0, non è neanche cominciata la partita, dopo un minuto e 40 secondi, il Napoli fa la cosa giusta e passa avanti, il suo dovere deve farle. Si libera bene. L'idea per Caglicon che prova a passare, Caglicon, la palla rimane lì, arriva Hamsik a un metro da Maradona, a un metro dal gol 115. Gestisce il possesso, vuole lo scambio con Hamsik, il pallone schizza, Mertens, Vermeer, chiude lui. Isai in copertura, c'è Hamsik pronto al raddoppio. Riesce comunque a mettere in mezzo Jorgensen, esplode il De Kuip, il pareggio del Feyenoord con Jorgensen, terzo gol in Champions, secondo quest'anno, secondo gol a una squadra italiana dopo la Juventus, la mette dentro nelle ultime 6 partite, 5 gol per lui, è un giocatore che ultimamente sbaglia pochissimo. Prova a cambiare tutto, pallone per Caglicon, posizione regolare, Malazia interviene, tutto regolare, Caglicon non è d'accordo per l'arbitro, inglese invece, intervento è pulito. Palla per Bergaisch che è liberissimo, deve andare a chiudere Koulibaly, ci prova col mancino. Pallona per Boetius, carica al destro, non riesce a essere preciso però. Malazia, traversona a cercare Jorgensen che colpisce ancora lui. Poi la lotta, Tolstra, Mario Rui, per l'arbitro non è successo nulla. In panchina tra poco torneremo ad Angelo Radice. Cerca di girarsi da quella posizione, Zielinski va a calciare, palla fuori Angelo. Sì, perché è arrivato il momento di Onas, sarà il calcio di rigore non dato a Caglicon. Palla nel mezzo, rimane lì e c'è il gol, trema tutto lo stadio perché il Feyenoord ha segnato con Saint-Just. Saint-Just per il 2-1 del Feyenoord e qui veramente vibra tutto per il Napoli, una punizione eccessiva.